Speranza e rinnovamento. Impressiona la forza suggestiva di questo giovane senatore dell'Illinois. Votare Obama. La grande speranza dei giovani democratici d'America. Obama is the bomb! Mi presento al vostro cospetto per annunciare la mia candidatura per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Siamo stanchi delle paure, siamo stanchi delle divisioni, vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo girare pagina, vogliamo prendere il testimone dall'ultima generazione. È davvero entusiasmante. Mi ricorda molto John Kennedy degli anni 60. He's clearly very intelligent. È chiaramente una persona molto intelligente. Non c'è un'America progressista e un'America conservatrice. C'è qualcosa che si chiama Stati Uniti d'America. Lui era divertente, autoironico e aveva questa sorprendente storia alle spalle. Mio padre veniva dal Kenya, dall'Africa. In Swahili, Barak significa benedetto da Dio. Mia madre viene dal Kansas, ecco dove ho preso il mio accento. Sono certo che se diventerà presidente ci farà uscire dall'Iraq. Il suo principio è che alla fine la gente deve vincere, non pochi ricconi. È il primo serio candidato. Dai sobborghi, dalle città, dalla parte sud dello Stato, dalla parte nord dello Stato, bianchi, neri, ispanici, asiatici, io dichiaro sì, noi possiamo! Sì, noi possiamo! Dignità, sogni, speranze collettive, sono queste le parole d'ordine di Barack Obama, il politico afroamericano in corsa per la candidatura dei democratici alla Casa Bianca. Propone l'assistenza sanitaria per tutti, il ritiro dalla guerra in Iraq, cita Abramo Lincoln, cita Kennedy e Martin Luther King. Le prime tappe hanno confermato la sua grande forza elettorale e lui si propone con sempre maggior determinazione come l'uomo del cambiamento e della trasformazione politica. Quando parla agli elettori ha un'oratoria travolgente nei confronti televisivi con i suoi avversari, riesce a essere autorevole e rassicurante, nonostante si proponga sempre come un outsider. Adesso la potente macchina elettorale di Hillary Clinton deve fare i conti e farli bene con lui, con l'uragano chiamato Obama. Hello, I'm Barack Obama. Salve. Sono Barack Obama. C'è qualcosa che dovete sapere. Questa campagna riguarda voi, le vostre speranze, i vostri sogni, la vostra fame di cambiamento. Riguarda la trasformazione del processo politico che metta in discussione il privilegio di Washington e sospinga la nostra nazione su un cammino migliore. Noi possiamo dare una fine a questa guerra sbagliata in Iraq e restituire all'America il suo posto nel mondo. E possiamo finalmente fare dell'assistenza sanitaria per tutti una realtà. Possiamo liberarci dalla schiavitù del petrolio e molto altro, ma possiamo farcela solo insieme. Casa Bianca 2008. La corsa è già iniziata. Una competizione dagli esiti imprevedibili, anche perché stavolta c'è l'outsider spuntato dal nulla. Un uomo dalle strane origini che potrebbe cambiare per sempre il volto della politica americana. Barack Obama è un candidato molto interessante in termini di politica americana perché rappresenta una figura nuova sulla scena. È spuntato dal nulla nel 2004, ha corso per il Senato dell'Illinois fronteggiando una concorrenza numerosa e poi è diventato una vera figura politica nazionale
alla convention democratica del 2004 con quel famoso discorso mozzafiato che sorprese tutti. Non c'è un'America progressista e un'America conservatrice. C'è qualcosa che si chiama Stati Uniti d'America. È chiaramente una persona molto intelligente, più intellettuale di quanto lo siano i tipici politici americani. Ad esempio, è un ottimo scrittore ed è a proprio agio col colore della sua pelle. Considero Barack Obama un uomo politico estremamente sofisticato. E credo che la gente sovente si lascia fuorviare dalla sua relativa inesperienza quanto al dibattito politico. È troppo facile prendere i suoi soli 2 anni al Senato di Washington e la precedente esperienza nel Senato di Stato dell'Illinois per concludere che sia un novellino, un politico inesperto e naif. Quando poi Obama si mostra in grado di ragionare in un modo più sofisticato del politico medio, nonché del veterano in circolazione da 20 o 30 anni. Barack Obama, per molti versi, incarna un fenomeno sociologico, prima che politico. È il primo serio candidato nero. Abbiamo avuto diversi candidati neri in passato. Jesse Jackson, il più famoso, ma anche Doug Wilder, eccellente ex governatore della Virginia. Ma per tutta una serie di motivi non hanno mai saputo catalizzare l'attenzione degli elettori. Obama invece è riuscito a richiamare gli sguardi su di sé, principalmente perché riesce ad andare oltre la questione razziale, e questo è un fatto molto importante in America, dove la razza è una vera ossessione. Mio padre veniva dal Kenya, dall'Africa. In Swahili, Barack significa benedetto da Dio. Mia madre viene dal Kansas, ecco dove ho preso il mio accento. Lui parla esplicitamente di questo padre che arriva dal Kenya, di questa madre del Kansas. Dice che è per suo padre che ha un nome buffo come Obama e da sua madre ha preso quell'inflessione da America profonda. Il tutto è una precisa allusione che significa ho in me un po' di tutto. Non c'è un'America nera e un'America bianca, un'America ispanica e un'America asiatica. Ci sono gli Stati Uniti d'America. Candido e ambizioso al tempo stesso, Barack Obama provoca reazioni forti sulla scena politica americana. Jock Lane, del settimanale Time, lo paragona ad un arcobaleno, evento inatteso e misterioso che genera stupore ed estasi. A cominciare da Bill Clinton, la politica americana oggi è dominata dai baby boomers, gente diventata adulta negli anni 60 e a inizio 70, la cui concezione politica si è formata essenzialmente sui conflitti di quel periodo. Obama appartiene a una generazione successiva e adesso nel pieno dei 40 anni. Arriva da un'America nella quale lo scontro razziale si era concluso. È un candidato che viene dopo le battaglie per i diritti civili. Siamo stanchi delle paure, siamo stanchi delle divisioni, vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo girare pagina, vogliamo prendere il testimone dall'ultima generazione. Penso che la gente sia stufa del tradizionale modo di fare politica di Washington. Ci sono stati troppi scandali di corruzione, c'è gente che è restata in carica troppo a lungo. Obama, agli occhi di tanti, rappresenta un soffio di aria fresca. E di sicuro anche tante lobby e organizzazioni se ne sono accorte e adesso pensano sia arrivato il momento di saltare sul suo carrozzone. Sono arrivato a Chicago per lavorare in una comunità che aveva bisogno di aiuto per rialzarsi dopo i disastri seguiti alla chiusura delle grandi acciaierie nell'area sud della città. E la migliore educazione che ho ricevuto proviene proprio dall'aver lavorato con la gente comune, a livello di base. È là che ho imparato che quando si fanno le cose insieme si possono raggiungere risultati straordinari. La prima volta che ho incontrato Barack è stato in uno studio legale a cui mi ero da poco associata.
Lui era divertente, autoironico e aveva questa sorprendente storia alle spalle. Si è radicata l'idea che la nazione verrà scossa alle fondamenta da qualcuno che raggiungerà un grande potere politico sapendo mantenere una personale, profonda connessione emotiva con gli ultimi della società. Parte della leggenda di un privilegiato come Robert Kennedy è che fosse intimamente toccato, in un certo senso connesso, con, che so, i contadini ispanici che aveva incontrato con Cesar Chavez o coi poveri che aveva visto visitando il Mississippi, che avesse portato qualcosa di loro con sé fin dentro la Casa Bianca. Il genio dei nostri padri fondatori ha impostato un sistema di governo che può essere cambiato. Abbiamo cambiato questa nazione già in passato, fronteggiando la tirannia, quando un gruppo di patrioti ha messo in ginocchio un impero. Poi, di fronte alla secessione, siamo riusciti a unificare il paese e a liberare gli schiavi. Al cospetto della depressione abbiamo rimandato la gente al lavoro. Siamo riusciti a sottrarre milioni di uomini alla povertà, a far sbarcare gli immigranti sui nostri lidi, ad aprire le ferrovie verso l'ovest, a sbarcare l'uomo sulla luna. Nessuno sa granché su di lui. Ciò in cui veramente crede o non crede non è mai stato indagato seriamente. Lui tende a presentarsi come un progressista, ma neppure lontanamente così progressista come vorrebbe l'immaginario popolare. Tutto sommato sembra un politico piuttosto convenzionale. Ho capito che c'era tanto da fare a livello locale quanto alle questioni a cui ero interessato. Così sono tornato a studiare legge ad Harvard. E poi sono tornato per occuparmi del progetto per la registrazione alle liste elettorali. Siamo riusciti a registrare 150.000 nuovi elettori. Ho cominciato a occuparmi di cause civili concernenti il diritto di voto e ho insegnato legge costituzionale all'Università di Chicago. Barack ha sempre detto di essere andato a studiare legge non per fare quattrini, ma per produrre cambiamenti. È capace di esercitare un effettivo richiamo. Credo però che all'origine ci sia questo disperato bisogno degli americani di una figura politica ispirata. Siamo diventati tutti così cinici quanto alla politica, ed è così da un pezzo. Tanto più adesso, con l'amministrazione Bush che si sgretola, passando da una crisi all'altra, nel totale discredito e con la presidenza che ha indici di popolarità attorno al 30%, abbiamo bisogno di una nuova leadership. Ebbene, credo che per molti versi si stiano riversando su Obama tante speranze e tante aspirazioni. E credo che tutto ciò sia all'origine della grande eccitazione che lo circonda. In large part for the hype surrounding the guy. Barack è cresciuto in un minuscolo appartamento a Honolulu. Io sono venuta su in un minuscolo appartamento nella parte sud di Chicago. Ciò che guida Barack sono proprio quei valori di condivisione che io chiamo i buoni vecchi valori del Midwest. Guardatevi! Guardatevi! Mio Dio! Grazie davvero! Grazie veramente! Rendiamo grazie a Dio per averci fatto incontrare qui oggi. Grazie. So che fa freddo. Ma io sto andando a fuoco. Ma nel profondo del cuore so che non siete venuti fin qui per me. No, no. Siete venuti perché avete fiducia in ciò che questo paese può diventare. Invece della guerra, voi credete che ci potrebbe essere la pace.
invece della disperazione. Voi credete si possa avere la speranza. Al posto di una politica che vi esclude, che va rifondata e che da troppo tempo è divisa, voi sapete che può esserci un solo popolo. Il 10 febbraio 2007 Barack Obama mette fine alle voci e alle indiscrezioni. Di fronte al vecchio Campidoglio dello stato dell'Illinois a Springfield, un simbolo della memoria storica della nazione, annuncia ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca. È stato qui a Springfield che nord, sud, est e ovest si sono uniti, il che ci richiama quel senso di dignità alla base del popolo americano. Oggi credo che attraverso questa dignità si possa restituire speranza all'America. Ecco perché, all'ombra del vecchio Campidoglio dello Stato, dove un tempo Lincoln disse che una casa divisa doveva restare unita, dove ancora vivono sogni e speranze collettive, io mi presento al vostro cospetto per annunciare la mia candidatura per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Ciò che Obama ha cercato di fare questa sera è apparire il più presidenziale possibile, darsi una dignità, non confondersi con gli altri candidati. Ricordo quando nel 1990 toccò a Bill Clinton affrontare questo tipo di situazione. Ebbene, lui fu capace di non avere mai, che so, un cedimento o un imbarazzo. Fu sempre perfettamente presentabile. Bello tornare a casa. Io voglio essere solo una parte nel creare un'America migliore. Ho bisogno del vostro tempo. Ho bisogno delle vostre energie. Ho bisogno delle vostre emozioni. Ho bisogno del vostro impegno. Ho bisogno di volontari. Ho bisogno di voi. Voglio essere una parte di questo slancio con voi. He's very good at modulating. È molto bravo nel gestire il discorso. Non è mai monotono e nemmeno stentorio. Parla con alti e bassi e poi con dei crescendo. Ha uno stile oratorio molto elaborato e perfettamente coreografato. Democratici da tutto l'Illinois, dai sobborghi, dalle città, dalla parte sud dello Stato, dalla parte nord dello Stato, bianchi, neri, ispanici, asiatici, io dichiaro sì, noi possiamo! Sì, noi possiamo! Ho scritto un articolo critico su Obama su Harper's Magazine. Non era un vero attacco, quanto un pezzo, uno sguardo critico sul personaggio, dove intendevo dire, non facciamoci travolgere. È divertente e sconcertante che ancora adesso, nell'informazione giornalistica, non esista un altro articolo di questo genere. E così tutti coloro che cercavano qualcuno che criticasse Obama hanno cominciato a chiamarmi, perché non esistono praticamente in circolazione altri ragionamenti con la stessa impostazione su Obama. Voglio tornare. È molto acuto e politicamente astuto. E fino ad ora si è comportato molto bene. Ma adesso si è appreso dell'ambiente islamico da cui proviene e del fatto che da bambino è stato mandato in una scuola islamica in Indonesia. Noi siamo la generazione che non dimenticherà mai ciò che è accaduto quel giorno di settembre e che fronteggerà il terrorismo con tutti i mezzi possibili. È un fattore nella corsa elettorale, per quanto scorretto possa apparire. Ma in questo periodo gli americani tengono in grande sospetto qualsiasi cosa che sia islamica. Tracce di un'educazione islamica e un presente da fervente cristiano. Per aspirare alla guida degli Stati Uniti è inevitabile fare i conti con la questione religiosa e col bisogno che il popolo americano ha di credere. Anche in questo il percorso di Obama è singolare.
In America, a partire dagli anni 60, c'è un vastissimo incremento di persone che si autodefiniscono laiche. Ciò ha prodotto una reazione fondamentalista, ovvero quel centro fatto di persone che erano religiose ma anche moderne, ha cominciato a sfaldarsi. E la nazione ha finito per polarizzarsi tra una popolazione secolare e una fondamentalista ed evangelica. Una schierata col Partito Democratico e l'altra con il Partito Repubblicano. Ciò che di Obama attira molti americani è che offre speranza. Il suo ultimo libro si intitola L'audacia della speranza, un'espressione tratta da un sermone del suo pastore che l'aveva particolarmente colpito sul tema dello slancio di speranza che dovremmo avere in questa nazione. Mi sono trasferito in Illinois più di 20 anni fa. Ero un ragazzo, appena uscito dal college. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno a Chicago. Non avevo soldi né presentazioni. Ma una congregazione di chiese mi ha offerto un lavoro come organizzatore della comunità per la bella somma di $13,000 l'anno. E io accettai sulla base di un'idea semplice e intensa. Potevo giocare un piccolo ruolo nel costruire un'America migliore. Per Obama, insomma, Chicago è la seconda patria. Nei quartieri più poveri della città agisce la Trinity United Church of Christ, la chiesa del pastore Jeremiah Wright, l'uomo che ha formato la fede di Obama. E, sostiene qualcuno, anche colui che gli avrebbe fatto conoscere i principi separatisti della Chiesa afroamericana. Quando era ancora giovane, meno che trentenne, Obama è diventato un cristiano evangelico. Ha cominciato a frequentare una chiesa fortemente evangelica di Chicago, dominata da un predicatore carismatico. Se oggi ascolti Obama, puoi cogliere la forte influenza della chiesa afroamericana a partire dal suo stile oratorio. La parte meridionale dell'Illinois, posti come il Cairo, Carbondale, quello è il territorio del Ku Klux Klan. Lui ha raccolto una formidabile messe di voti laggiù, e questo perché era capace di far passare delle leggi. E nel periodo in cui ha fatto parte del Senato dello Stato, ha prodotto benefici per quella gente. Il suo principio è che alla fine la gente deve vincere, non pochi ricconi. Obama ha un forte senso della caducità della vita. Pensa di essere stato messo sulla terra da Dio solo per un limitato periodo di tempo e che sono molte le cose che deve fare durante il suo soggiorno terreno. Obama è un nome islamico e, come ho detto, questo suscita il sospetto, in particolare nei cristiani evangelici. Di conseguenza adesso Obama sta facendo di tutto per far sapere di essere membro di una chiesa cristiana. What is particularly unique about his story in the way that he talks about it is the way Obama that he has sort of struggled with faith. È un caso raro per come descrive la sua lotta con la fede. Non è sempre stato un cristiano devoto. Adesso ha una vita religiosa molto attiva.
E l'argomento occupa anche buona parte dei suoi discorsi, ma credo che sia in grado anche di indicare una strada agli americani che non sia necessariamente ideologicamente connessa con la religione. Avendo chiaro che al centro di tutto ci deve essere il bene della gente, e dunque che il popolo viene prima dei profeti, credo di poter dire, senza suonare troppo idealista o utopico, che spero possa trovare gli alleati giusti in quella vasca di piragne, come ha già saputo fare al Senato dello Stato. Di recente è stato allo show di Oprah Winfrey. Oprah ha fatto follie per averlo. A lei ha detto che Obama era un eroe. Lui ha risposto di non sentirsi un eroe, ma di voler essere eletto. C'è una differenza fra la celebrità e l'integrità. Bisogna dare prova di sé nel regno della politica attraverso l'integrità. Io spero che resti il Barack che ho conosciuto in tutti questi anni, un uomo integro. Io ho una profonda fede in ciò che il dottor King chiamava l'amata comunità. Non parlava di amore nel senso letterale, in chiave romantica, ma intendendo piuttosto il senso di empatia e compassione per il prossimo, visto come forza trainante. Io credo che in politica estera noi non possiamo essere ingenui e che ci sono casi nei quali la forza militare è importante, ma credo anche che sia sempre l'ultima e non la prima risorsa, come pare indicare la nostra incursione in Iraq. Grazie. Bene, signori, grazie infinite. Critica anche il modo di interpretare la religione della presidenza, dicendo che la sua religione gli ha insegnato prima di tutto ad essere umile. E questo è un punto sostenuto anche da Abramo Lincoln. Umile di fronte a Dio e non assumere atteggiamenti arroganti, come colui che dice di conoscere il volere di Dio. La sua è una religione completamente diversa da quella professata dal presidente Bush, che sfoggia presunzione e addirittura arroganza, dal momento che è convinto di eseguire la volontà di Dio. Non credo che la fede sia la base della sua campagna elettorale e non penso che sarà il fattore decisivo per determinare una sua vittoria o una sua sconfitta. Lui è un democratico che corre per le primarie democratiche e si deve rivolgere al cuore dell'elettorato democratico, ovvero soprattutto la gente di città, afroamericani, donne. Lui è il miglior candidato possibile, ha vera fibra morale, sa fare il proprio mestiere e conosce le questioni da affrontare. Sa come prendere buone decisioni. Questo è Barack. Onesto. È l'uomo migliore. Ha delle buone idee e saprà far funzionare il paese. Vedi che pensa quando deve rispondere a una domanda e offre risposte razionali, sapendo bilanciare tutti gli aspetti di una questione come non vedevo fare da tanto tempo. È davvero entusiasmante. Mi ricorda molto John Kennedy degli anni 60, il primo presidente di cui ho memoria. Intanto l'America è divisa, come mai dai tempi del Vietnam. Il paese si scontra sulla guerra in Iraq, sulla necessità di continuare l'occupazione o, in alternativa, richiamare a casa le truppe. In questo Obama è il vero eroe della base democratica, l'unico politico di spicco che fin dall'inizio abbia detto no all'intervento militare. È tempo di riportare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a casa. Per Hillary Clinton e in parte per John Edwards, tutto ciò che dicono ai democratici è inquinato dal fatto che entrambi hanno supportato la guerra. È un dato che succhia via buona parte dell'entusiasmo dal loro rapporto col partito. Obama gode del grande vantaggio di non aver fatto la stessa cosa e quindi non ha lo stesso impedimento nel connettersi con la base del Partito Democratico. Tutto questo non può essere messo al passato finché non finiremo questa guerra in Iraq. Molti di voi
Sanno che mi sono opposto a questa guerra fin dall'inizio. Pensavo fosse un tragico errore. Oggi piangiamo per le famiglie che hanno perso i loro amati, per i cuori spezzati, per le vite che non ci sono più. America, è ora di cominciare a riportare le nostre truppe a casa. Per gli elettori democratici è importante che lui sia stato da subito e coerentemente contro la guerra, che per loro rappresenta un enorme problema. Hillary Clinton ha avuto un atteggiamento molto contraddittorio sulla guerra, votando originariamente in favore e poi votando contro l'aumento delle truppe. Molti elettori democratici non potranno perdonarle quell'iniziale sostegno in favore della guerra. Più di 3.400 vite perdute. La gente guarda questo stato di cose e dice: bisogna fare grandi cambiamenti. Dobbiamo avere ottimismo per il futuro, ma dobbiamo avere anche realismo riguardo al presente. E se abbiamo imboccato un sentiero sbagliato e perseveriamo nell'errore, finiremo per produrre la prima generazione da molto tempo a questa parte che avrà in dote un'America più povera e meno vivibile di quella che i nostri genitori hanno lasciato a noi. Questo non è giusto. Questo è anti-americano. Obama è stato criticato anche duramente per aver preso una posizione intransigente contro i piani concordati sull'Iraq. Lui continua a ripetere di essere il candidato che si è schierato contro la guerra fin dall'inizio, prima ancora di essere stato eletto al Senato. Non fa che ripetere che bisogna fare ritirare le truppe, ma non spiega mai cosa esattamente intenda, ed è stato criticato per questo. Lo si è giudicato privo di sostanza. La posizione sull'Iraq è uno dei suoi punti di forza adesso, ma le cose potrebbero cambiare. Se arrivasse un altro attacco, come quello dell'11 settembre, o anche qualcosa di meno drammatico, tutti i democratici che hanno gridato a oltranza che Bush avrebbe sopravvalutato la minaccia islamica si prenderebbero un sacco di uova in faccia. Nel primo anno e mezzo lui è stato molto vago sulla questione Iraq. Adesso si vuole posizionare alla sinistra di Hillary Clinton per differenziarsi da lei. Del resto mi sembra interessante notare che in questo momento non ci vuole un gran coraggio a schierarsi contro la guerra. Gli americani sono profondamente infelici per come stanno andando le cose in Iraq. Tanti si sentono depressi al riguardo e pensano che effettivamente si sia perduto, un'idea terribile, e adesso Obama è diventato molto più audace. Sono molto soddisfatto del senatore Obama. Spero che vinca la presidenza, perché sono certo che se diventerà presidente ci farà uscire dall'Iraq. Era necessario intervenire in Afghanistan, ma non abbiamo niente da fare in Iraq. Penso che abbia uno sguardo più creativo riguardo agli affari internazionali, che non sia troppo ostile, troppo pugilistico. Credo che una persona come Obama potrebbe fare in America quello che nessun altro potrebbe. E io voglio vivere in quel tipo di America. Qualcuno giudica con scetticismo la candidatura di Obama alla Casa Bianca. Dove vuole arrivare questo novellino che ancora non ha nemmeno imparato le regole del Senato, dove è stato eletto solo 3 anni orsono? Riconosco che c'è una certa presunzione, una certa audacia nel fare questo annuncio. So che avrei dovuto spendere più tempo a imparare le regole di Washington, ma ci sono stato abbastanza a lungo da sapere che le regole di Washington devono cambiare. Obama è stato criticato, credo giustamente, per la sua mancanza di esperienza. È stato al Senato meno di 3 anni e prima aveva esperienza solo al Senato dello Stato dell'Illinois. La tradizione vuole che i senatori siano come i bambini. Non li si deve vedere né sentire per tutto il primo mandato. Le cose evidentemente stanno cambiando, ma nonostante tutto Obama non possiede una pur minima esperienza amministrativa, se non come legislatore dello Stato. John Kennedy è stato l'ultimo senatore a essere eletto presidente, perché di solito qui si scelgono i presidenti fra i governatori e Obama non ha mai ricoperto quella carica.
È un tipo in gamba, ma non si è ancora immerso nella politica per un tempo sufficientemente lungo. Il contrasto si nota con Hillary Clinton, che è una specie di stacanovista che lavora su alcune questioni, in particolare di politica interna, fin dai tempi del mandato di suo marito Bill, e che adesso padroneggia bene argomenti di estrema complessità. Voglio farvi una domanda. Siete pronti per il cambiamento in America? Siete pronti a ricevere assistenza sanitaria generalizzata? Siete pronti per un nuovo piano energetico che contribuisca a salvare il pianeta? Siete pronti a un cambiamento delle politiche dell'educazione che renda l'istruzione dei nostri figli alla portata di tutti? Io credo che l'America sia pronta ad agire. Lo sforzo di John Edwards è invece quello di produrre specifici piani operativi. Obama deve mostrare di non essere soltanto bravo a esprimersi con una retorica trascinante, ma anche di saper parlare in termini più pragmatici del quotidiano. Sono orgoglioso di stare su questo palco con questi uomini e questa donna in gamba. Comunque vada, il prossimo presidente degli Stati Uniti è qui, su questo palco. È una sensazione insolita, nel senso che vale anche la domanda se la nazione sia pronta per un presidente donna o se l'America sia pronta per Giuliani, perché noi abbiamo avuto un solo presidente cattolico, ma non abbiamo mai avuto un presidente divorziato, e Giuliani ha divorziato due volte. Poi ci sono persone preoccupate del fatto che John McCain sia troppo vecchio e abbiamo un candidato la cui moglie è malata di cancro. Insomma, ci sono molte cose insolite. Obama è anche fumatore. Per molti versi Obama non è percepito come il candidato nero. È percepito come un serio candidato che capita che sia nero. Questa è una pietra miliare nella nostra storia, perché solo 5 o 10 anni fa avrei detto che un nero avrebbe avuto molte difficoltà. Anche Obama avrà però le sue difficoltà, perché la competizione per diventare presidente è così dura che chiunque la intraprenda, a prescindere dal sesso o dalla razza, dovrà fare i conti con momenti difficili. I media procedono a una spietata vivisezione dei candidati e se c'è uno scheletro nell'armadio, lo si vedrà presto ballare sulle prime pagine. Credo ci sia un certo numero di persone che, lo ammettano o no, non voteranno per un afroamericano. Quanto alla storia dei suoi legami con l'Islam, sono però convinto che ci sarà la questione di quei due strani buffi nomi. Non suonano di sicuro come George Bush, un buon vecchio nome americano. Non è questione di Islam, quanto della risonanza straniera del nome. Se ci metti anche il fattore afroamerica, potrà pagare un po'. Alcune ricerche mostrano, per quanto possa essere disturbante, che l'elettorato bianco americano risponde meglio ai candidati afroamericani di pelle non troppo scura che a quelli di pelle nera. È anche vero che nell'immaginario americano gli immigrati neri dall'Africa e dai Caraibi sono percepiti in modo diverso dagli afroamericani nativi. Un esempio per tutti è Colin Powell, che ha goduto di una popolarità straordinaria nel corso degli anni 90, in particolar modo perché ribaltava alcuni dei più frequenti stereotipi sugli afroamericani. Barack Obama potrebbe riuscire là dove Colin Powell non ha nemmeno tentato,
spezzare cioè l'egemonia che sembra sottomettere la patria della moderna democrazia all'alternanza di due famiglie, i conservatori Bush dal Texas e i Clinton, figli del progressismo della costa orientale. Stiamo radunando folle incredibili in tutti gli angoli del paese. Alla marcia di Atlanta si sono presentate 20.000 persone. A Austin, in Texas, c'erano altre 20.000 persone. Unbelievable! Incredibile! Guardate! Le persone chiedono perché si radunano simili folle. Mi piacerebbe dire che è merito mio, ma sono invece convinto che la gente abbia capito che è giunto il momento di affrontare una sfida. Una sfida più importante di tutte quelle affrontate da questa generazione. E so che tutti i presenti in questo auditorium sanno di che sfida sto parlando. Il malessere generalizzato nel paese ricorda questo continuo passaggio di potere tra la famiglia Bush e la famiglia Clinton negli ultimi 20 anni. Di sicuro non il metodo migliore per governare una nazione di 300 milioni di persone. Rispetto a questo, Obama offre un approccio del tutto nuovo. Conta su uno scarto generazionale rispetto agli altri e arriva dopo le glorie anni 60. Questo continuerà a essere uno dei suoi punti di forza lungo tutta la campagna elettorale. Negli ultimi 6 anni ci hanno detto che il nostro crescente debito pubblico non contava, che la crescente ansia degli americani per i costi crescenti della sanità e la stagnazione dei salari erano illusioni. Ci hanno detto che l'effetto serra era una bufala. Ci hanno detto che gli atteggiamenti duri e una guerra sbagliata possono rimpiazzare la diplomazia, la strategia e la lungimiranza. Quando poi tutto va in pezzi, quando arriva Katrina, quando il prezzo in vite umane della guerra aumenta, ci dicono che la colpa della nostra crisi è degli altri. Veniamo distratti dai nostri effettivi fallimenti e veniamo spinti a incolpare qualcun altro, gli omosessuali o gli immigranti. L'ex presidente Bush, il padre, ha detto in una recente intervista che probabilmente è subentrata una stanchezza da Bush nel paese. Credo che la gente adesso cerchi qualcosa di fresco, di nuovo. Uno degli argomenti ricorrenti di Obama è contro il cinismo, che poi è contro la politica come routine, contro quegli atteggiamenti sporchi e cattivi con i quali distruggi la parte avversa. È un tema che affonda radici profonde nella storia americana. Il tema delle riforme, del buon governo, risale su fino al nostro 800. Passato e futuro, storia e lungimiranza che si fondono in un'unica visione politica. Obama, come Lincoln, predica l'unità nazionale ed è convinto di muovere dalla stessa idea di partenza, farsi modesto strumento del bisogno collettivo di cambiamento. Il tempo per questo tipo di uomini politici è finito, è passato. È ora di girare pagina, qui e subito. Barack Obama. È stato un passo calcolato con attenzione. Le nostre campagne politiche obbediscono a copioni. Arrivano i consulenti e dicono: come lo mettiamo in scena? Cerchiamo di metterci nel solco di Lincoln. Niente capita per caso. È tutto sceneggiato. E penso che l'annuncio della sua candidatura abbia funzionato. Come atto politico per lui ha funzionato. Quando ha ufficializzato la sua candidatura nel gennaio scorso, Obama ha fatto un sacco di paragoni tra se stesso e Lincoln. Spesso ricorre a paragoni con altri oratori o pastori del passato. Si sta orientando verso un modo di esprimersi ispirato, se non alla tradizione, a quello stile carico di energia. Questo Abramo Lincoln l'aveva compreso. Aveva i suoi dubbi, aveva le sue sconfitte. Aveva i suoi ostacoli, ma con la sua volontà e le sue parole ha mosso una nazione e ha contribuito a liberare un popolo. È grazie ai milioni di persone che hanno seguito la sua causa che non siamo più divisi tra nord e sud, tra liberi e schiavi. È grazie agli uomini e alle donne di tutte le razze e di tutte le origini che hanno continuato a marciare per la libertà ben dopo che Lincoln è passato a miglior vita, che noi oggi possiamo fronteggiare insieme le sfide del millennio come un unico popolo.
come americani. I suoi modelli, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, provengono tutti dalla storia e sono chiamati a suggerire un'immagine solenne che offra alla nazione, che ispiri, la sensazione di un grande cambiamento storico. Ma la vita di quell'alto, dinoccolato avvocato di Springfield autodidatta ci dice che un futuro diverso è possibile. Ci dice che c'è potere nelle parole, che c'è potere nelle convinzioni, che al di là di tutte le differenze di razza e religione, noi siamo un unico popolo. Ci dice che c'è potere nella speranza. Hillary e Barack, la donna e il nero, è il tormentone delle primarie democratiche. Mentre gli altri candidati impallidiscono rapidamente, anche l'ambizioso John Edwards sembra condannato ad accontentarsi delle briciole, la vera domanda è: che rapporti corrono oggi tra i due, prima appaiati nelle battaglie sociali e ora contrapposti nella corsa elettorale? Penso che abbia buone possibilità. Ha dimostrato di poter raccogliere praticamente gli stessi fondi di Hillary Clinton, il che è molto importante per dargli credibilità. E le prove dell'entusiasmo che lo circondano sono evidenti, soprattutto se si pensa che Hillary è in circolazione da molto più tempo e che è da un pezzo che sta attrezzando la sua rete di sostenitori. Non sto solo cominciando una campagna, sto cominciando una conversazione con te, con l'America. Dopo 6 anni di George Bush, è tempo di rinnovare le promesse dell'America. È una storia che ci spiega anche come la politica in America stia cambiando grazie a Internet. Se dietro di te c'è entusiasmo, non hai bisogno di grandi capitali, perché a foraggiarti saranno i supporter ai quattro angoli del paese. Credo che sia Hillary che Obama abbiano paura l'uno dell'altro. Obama ha paura di attaccare Hillary perché è una donna e perché suo marito è ancora enormemente popolare nel Partito Democratico. D'altro canto, Hillary ha paura di attaccare Obama per ciò che è, ovvero il primo serio candidato nero. Sono come due pugili nel ring, che per ora si studiano e non sono ancora al momento di tirarsi i colpi che fanno male, ma quel momento arriverà. Crede esista la possibilità di un ticket Hillary Clinton-Barack Obama? Penso sia troppo presto per dirlo e che comunque ci sono grandi talenti nel Partito Democratico. Penso al tempo stesso che Hillary abbia dimostrato una forza tremenda stasera nel dibattito tra candidati qui in South Carolina. In ogni caso, un anno prima che la decisione venga presa è difficile dire. Dipende dalle prospettive, dalle questioni in gioco nella campagna elettorale, ma mi sembrerebbe una prospettiva eccitante. Quindi non è escluso? No, non credo proprio. Obama potrebbe diventare il candidato alla vicepresidenza con Hillary a un certo punto della campagna. Il contrario certamente no. Mi sembra possibile. Non bisogna attenderselo, ma non è impossibile. Penso che non vogliono essere troppo cattivi l'uno con l'altra. Sarebbe dannoso per il partito. Credo che resterà comunque un eccellente rapporto fra i due. Lo stesso che hanno adesso, per quanto la competizione li divida. Fare campagna elettorale vuol dire consumare lo scacchiere degli stati che compongono la nazione. Dappertutto convincere le platee, raccogliere i consensi, ascoltare le richieste e trovare sostenitori che contino anche nelle province dell'America profonda. Puoi vincere se non corri. Questo giovane uomo sta portando speranza alle persone, sta ridando fiducia. E ora, gente che si era allontanata da noi,
torna ad avvicinarsi per rimettere il Partito Democratico al posto che gli compete, al comando di questa nazione. Signore e signori, Barack Obama. Noi vinceremo questa elezione, non solo perché abbiamo dei buoni leader, ma perché ognuno di voi sa che questa campagna è il veicolo delle proprie aspettative e dei propri sogni. Credo che l'argomento speranza funzioni bene quando arriva il momento delle elezioni presidenziali, ma quando si è ancora a livello di primarie, trovi interlocutori dei generi più diversi e ciascuno di loro vuole sapere cosa farai per lui. Pensano che la speranza sia una gran cosa, sono pronti a guardare avanti e non al passato, ma hanno interessi specifici e vogliono capire quanto il candidato ne sia consapevole e quanto sia capace di ottenere risultati al riguardo. La cosa interessante sta nella consistenza delle preoccupazioni espresse dalla gente, senza guardare alla regione di provenienza. Spesso parliamo di campagna contro città, di sud contro nord, bianchi, neri. Ma poi emerge che le preoccupazioni comuni a tutti riguardano sempre l'assistenza sanitaria, il lavoro, la sicurezza economica e l'educazione. Ormai la corsa di Barack è cominciata. Il suo stile, i suoi argomenti e il suo carisma potrebbero trasformarla in una cavalcata trionfale. Ma il tutto potrebbe anche risolversi in una sconfitta. E allora in quel caso cosa resterebbe dell'ex candidato alla Casa Bianca, Obama? Obama può mettercela tutta per ottenere la nomination, perdere di poco e poi vincere il posto di vicepresidente. Ha tutto il tempo per diventare presidente alla prossima occasione. È giovane, ha chiaramente gran carisma, ha generato un grande seguito. E mi sembra probabile che avrebbe un'altra chance, anche se non dovesse farcela questa volta. Tutto dipende dal fatto che non perda troppo male. Bisognerà vedere fin dove saprà arrivare, se saprà condurre una campagna credibile. Credo che questa sia probabilmente la migliore opportunità di cui Obama disporrà per aggiudicarsi la presidenza, proprio adesso. Perché la sua forza sta nel rappresentare qualcosa di nuovo. Gli unici due senatori che nella storia sono arrivati alla presidenza degli Stati Uniti ce la fecero molto presto nella loro carriera. Restare in giro troppo a lungo a Washington, fare il senatore per tanti anni, non aiuta questo genere di ambizioni. Dipende da come perde. Ma se si penserà che abbia condotto una buona campagna e che abbia ceduto a Hillary Clinton semplicemente perché lei dispone di una maggiore esperienza istituzionale, Obama potrà certamente correre di nuovo. Perderà nelle primarie. Se perderà nelle presidenziali è diverso. Per un candidato è più difficile ripresentarsi dopo aver perduto un'elezione presidenziale. Penso che tornerebbe al Senato. Credo sia giusto che Obama corra per la presidenza. Ma è una persona giovane e potrebbe rientrare al Senato come tanti altri candidati. Hillary stessa, se non dovesse vincere, tornerebbe a occupare la sua posizione. Quanto al futuro, se non dovesse vincere ora, c'è il 2012, il 2016. È talmente giovane che potrà ripresentarsi. Un sacco di candidati stavolta sono così giovani da poter pensare tranquillamente di rifarlo in futuro. Se Obama non dovesse farcela stavolta, ha comunque un futuro. È giovane, è attraente. La storia è piena di candidati che non ce l'hanno fatta la prima volta, ma che hanno ritentato. Nixon venne battuto la prima volta nel 1960. Si ripresentò e si aggiudicò un doppio mandato. Stevenson ebbe la nomination due volte. Dewey si aggiudicò due volte la nomination repubblicana. Ci sono secondi atti nella politica americana. Credo che abbia ottime possibilità. Obama ha ottime possibilità. Hillary ha ottime possibilità. John Edwards ha possibilità molto buone. È molto presto, vediamo che succede. Questa è la mia nona campagna elettorale per la presidenza. Sono diventato vecchio e paziente. Aspettiamo, stiamo a vedere. Sarà un anno divertente. Che vinca oppure no, Barack Obama presenta all'America un nuovo modello di politico che ricerca la purezza originale di questa vocazione e la coniuga coi bisogni del presente.
E comunque, quando anche Obama dovesse fallire, qualcuno è già pronto a prendere il suo posto. È Harold Ford Jr., 37 anni, deputato dal Tennessee. Bello, carismatico e come Barack, con la pelle scura, ma non troppo. Se crediamo nel potere delle nostre idee per trasformare l'America e farne una nazione migliore, più forte e più dinamica, se crediamo nella forza delle nostre idee per affrancarci dalla dipendenza dal petrolio, se pensiamo che sia possibile trovare una strada per raggiungere la pace in Medio Oriente e per assicurare che le persone che ripuliranno questa sala e che servono da mangiare in questa serata debbano avere le nostre stesse opportunità di mandare i figli all'università, cari amici democratici, io affermo che abbiamo un obbligo davanti a noi: dar forma alla nostra visione, dar forma ai nostri piani e far comprendere che la lezione dei democratici è quella che l'America deve seguire, nonché l'esempio a cui tutto il mondo deve guardare. Grazie e che Dio vi benedica.